La guida. Le mie meditazioni di viaggio non erano molto piacevoli. La mia perdita, secondo i prezzi di allora, non era di poco conto. Non potevo non riconoscere nell'anima che la condotta mia nella locanda di Simbirsk era stata sciocca e mi sentivo colpevole verso Savelice. Tutto ciò mi tormentava. Il vecchio sedeva cupo sulla sponda del carro, voltandomi il dorso, e taceva, solo gemendo a tratti. Io volevo assolutamente far pace con lui e non sapevo da che cosa cominciare. Infine gli dissi. Via, via, Savelice, basta, facciamo la pace, ho torto. Vedo io stesso che ho torto. Ieri commisi molte pazzie e ti offesi per nulla. Prometto di comportarmi d'ora in poi più saggiamente e di darti ascolto. Su, non essere in collera, facciamo pace. E Baziuska, Piotr Andreich, rispose lui con un profondo sospiro, sono in collera con me stesso, ho torto io in pieno. Come potei lasciarti solo alla locanda, che fare? Fui indotto in peccato, mi venne in mente di dare una capatina dalla sagrestana, di vedere la comare. Proprio così, dalla comare mi appassai, e in prigione mi fermai. Un vero guaio. Come mi mostrerò agli occhi dei signori? Che diranno essi, quando sapranno che il ragazzo beve e gioca? Per consolare il povero Savelice, gli diedi la parola di non disporre in avvenire di una sola copeca senza il suo consenso. A poco egli si calmò, sebbene borbottasse pur sempre ogni tanto fra sé, scotendo la testa. €100. E che è poca cosa? Mi avvicinavo alla mia destinazione. Intorno a me si stendevano malinconici deserti, intersecati da colline e burroni. Tutto era coperto di neve, il sole calava.
Il carro andava per una strada angusta, o, più esattamente, sull'orma tracciata dalle slitte dei contadini. D'un tratto il vetturale si mise a guardare da una parte e infine, toltosi il berretto, si rivolse a me e disse: signore, non ordini di tornare. E perché? Il tempo è malcerto, si alza un po' di vento, guarda come spazza via la neve. Poco male. Ma vedi là quel che c'è? Il vetturale indicò con la frusta a oriente. Io nulla vedo, tranne la steppa bianca e il cielo chiaro. Ma laggiù, quella nuvoletta. Scorsi infatti al margine del cielo una nuvoletta bianca, che prima avevo scambiato quasi per una collinetta lontana. Il vetturale mi spiegò che la nuvoletta annunciava una bufera di neve. Avevo sentito parlare delle tempeste di neve di quei luoghi e sapevo che interi convogli ne erano stati ricoperti. Savelice, conforme all'avviso del vetturale, consigliava di ritornare. Ma il vento non mi parve forte, fidai di raggiungere a tempo la stazione successiva e ordinai di procedere svelto. Il vetturale mise al galoppo, ma sempre dava occhiate a oriente. I cavalli correvano di buon accordo. Il vento intanto vieppiù si rafforzava. La nuvoletta era diventata una bianca nube, che pesantemente si alzava, cresceva e man mano circondava il cielo. Venne giù una neve minuta, e di un tratto si rovesciò a fiocchi. Il vento prese a urlare, scoppiò la tempesta. In un attimo il cielo scuro si mescolò col mare di neve. Tutto scomparve. Beh, signore, gridò il vetturale, è un guaio. C'è la bufera. Guardai fuori del carro, tutto era buio e turbine. Il vento ululava con tanto feroce vigore che pareva animato, la neve si ammucchiava su me e Savelice, i cavalli andavano al passo e presto si fermarono.
Perché non vai avanti? Domandai al vetturale con impazienza. Anche così non si sa dove ci siamo cacciati, non c'è strada e tutt'intorno è foschia? Stavo per sgridarlo, Savelic ne prese le difese. Bella voglia che hai avuto di non dar retta, diceva in tono stizzito. Saresti tornato all'albergo, avresti preso il tè, riposato ben bene fino alla mattina, la tempesta si sarebbe calmata, avremmo proseguito. E dove ci affrettiamo? Se ancora fosse a nozze. Savelice aveva ragione. Non c'era niente da fare. La neve cadeva a tutt'andare. Attorno al carro se ne stava alzando un cumulo. I cavalli stavano ritti, con le teste chine, e tremando ogni tanto. Il vetturale andava in giro, aggiustando i finimenti, visto che non sapeva che fare. Savelici brontolava, io guardavo da tutte le parti, sperando di scorgere almeno un indizio di focolare o di strada, ma nulla potevo distinguere, salvo il vortice nevoso, a un tratto vidi qualcosa di nero. Ehi, vetturale, gridai. Guarda, che è quel nero laggiù? Il vetturale scrutò attentamente. Solo Dio lo sa, signore, disse, sedendo al suo posto, carro non è, albero non è, ma sembra che si muova. Un lupo o un uomo, deve essere. Ordinai di dirigersi verso l'oggetto sconosciuto, che subito cominciò a spostarsi incontro a noi. Di lì a 2 minuti fummo di fronte a un uomo. Ehi, buon uomo, gli gridò il vetturale, dimmi, non sai dov'è la strada? La strada è qui. Io sto sulla traccia dura, rispose il viandante, ma a che serve? Stammi a sentire, contadinotto, gli dissi, conosci questo paese? Ti prendi l'impegno di condurmi a un alloggio? Il paese mi è noto, rispose il viandante.
Grazie a Dio, l'ho percorso e ripercorso in lungo e in largo. Ma guarda che tempo, in men che non si dica, perdi la strada. Meglio fermarci qui e aspettare, chissà che non troviamo il cammino, regolandoci sulle stelle. Questo sangue freddo mi diede coraggio. M'ero ormai risolto, rimettendomi al volere di Dio, a pernottare in mezzo alla steppa, quando all'improvviso il viandante sedette lesto sulla sponda e disse al vetturale: beh, grazie a Dio, il ricovero non è lontano, volta dritta e va. E perché devo andare a dritta? Domandò il vetturale con tono di malcontento. Dove la vedi la strada? Non ci pensare, se i cavalli sono d'altri e la bardatura non è tua, frusta e non fermarti. Mi sembrava che il vetturale avesse ragione. Infatti, dissi, perché pensi che un asilo non sia lontano? Ma perché il vento ha tirato di là, rispose il viandante, e ho sentito che sapeva di fumo, senza dubbio c'è un villaggio vicino. La sua sagacia e la finezza del fiuto mi sbalordirono. Ordinai al vetturale di andare. I cavalli avanzavano pesantemente nella neve alta. Il carro procedeva adagio, ora entrando in un mucchio di neve, ora sprofondando in un borro e sbandando un po' da un lato, un po' dall'altro. Somigliava alla navigazione di un bastimento nel mare in tempesta. Savelice gemeva, urtandomi a ogni istante nei fianchi. Io abbassai la stuoia, mi ravvolsi nella pelliccia e presi a sonnecchiare, cullato dal canto della tempesta e dal dondolio del lento viaggio. Feci un sogno che mai potei dimenticare e nel quale tuttora vedo un che di profetico, quando lo associo alle strane circostanze della mia vita. Il lettore mi scuserà perché probabilmente saprà per esperienza come sia proprio dell'uomo l'abbandonarsi alla superstizione, nonostante ogni possibile sprezzo dei pregiudizi.
Mi trovavo in quello stato dei sensi e dell'anima in cui la realtà, cedendo alle fantasticherie, si fonde con esse nelle indistinte visioni del primo sonno. Mi sembrava che il turbine di neve tuttora infuriasse e noi vagassimo ancora per il nevoso deserto. D'un tratto scorsi un portone e entrai nella corte padronale della nostra fattoria. Primo mio pensiero fu il timore che il babbo non si adirasse con me per l'involontario ritorno sotto il tetto paterno, e non lo prendesse per una meditata disobbedienza. Con inquietudine balzo fuori del carro e vedo, la mamma mi viene incontro sul terrazzino con aria di profondo dispiacere. Piano, mi dice, il babbo è malato. In punto di morte, e vuole dirti addio. Preso da terrore, la seguo nella stanza da letto. Vedo che la stanza è debolmente illuminata, vicino al letto gente in piedi con visi mesti. Mi accosto pian piano al letto, la mamma solleva la cortina e dice: Andrej Petrovic? È arrivato Petruscia, è tornato, avendo saputo della tua malattia, benedicilo. Mi posi in ginocchio e fissai i miei occhi sull'infermo. Ma che, invece del padre mio, vedo che in letto giace un contadino dalla barba nera, guardandomi lietamente. Perplesso, mi girai verso la mamma, dicendole: Che significa ciò? Non è il babbo. E a che proposito dovrei domandare la benedizione di un contadino? Fa lo stesso, Petruscia, mi rispose la mamma, è il tuo padrino, baciagli la mano, e che egli ti benedica. Io non acconsentivo? Allora il contadino saltò giù dal letto, cavò fuori una scure da dietro il dorso e prese a brandirla in tutti i sensi. Io volevo fuggire, e non potevo, la stanza si riempì di cadaveri, inciampavo nei corpi e scivolavo nelle pozze di sangue. Il terribile contadino mi chiamava carezzevolmente, dicendo:
Non temere, accostati per ricevere la mia benedizione. Sgomento e incertezza si impadronirono di me. E in quel punto mi svegliai. I cavalli erano fermi, Savelich mi teneva per mano, dicendo: Esci, signore, siamo arrivati. Arrivati dove? Domandai, strofinandomi gli occhi. A una locanda. Il Signore ci ha aiutati, siamo capitati dritto sul recinto. Esci, Signore, presto e scaldati. Uscii dal carro. Il turbine di neve continuava, sebbene con minor forza. C'era un buio da cavarsi gli occhi. Il padrone ci venne incontro al portone, tenendo un fanale sotto la falda della giacca, e mi condusse in una camera stretta ma abbastanza pulita, una schiappa accesa la rischiarava. Sul muro pendeva una carabina e un alto berretto cosacco. Il padrone, un cosacco oriundo degli Aic, pareva un contadino sui 60, ancora vivace e arzillo. Savelich portò dietro di me la cassetta da viaggio, chiese del fuoco per fare il tè, che mai m'era sembrato così necessario. Il padrone si mise in faccende. Dov'è la guida? Domandai a Savelice. Qui, vostra nobiltà, mi rispose una voce dall'alto. Gettai uno sguardo verso il soppalco e scorsi una barba nera e due occhi scintillanti. Che sei intirizzito, fratello. Come non intirizzire con nient'altro che un cattivo gabbano indosso. Avevo un pellicciotto di montone ma che nascondere il malfatto, lo impegnai ieri sera dall'oste, il gelo non mi era parso grande. In quest'istante il padrone entrò col samovar bollente, offrì alla nostra guida una tazza di tè, il contadino scese dal soppalco. Il suo aspetto mi parve notevole. Era sulla quarantina, di media statura, sparuto, largo di spalle.
Nella sua barba nera si vedeva qualche pelo grigio, i grandi occhi vivi erano sempre in moto. Il suo viso aveva un'espressione abbastanza piacevole, ma da mariuolo. I capelli erano tagliati in tondo, aveva indosso un gabbano strappato e bracconi tartari. Gli porsi una tazza di tè, egli l'assaggiò e corrugò le sopracciglia. Vostra nobiltà, fatemi questa grazia, ordinate di portarmi un bicchiere di vino, il tè non è la nostra bevanda cosacca. Appagai con piacere il suo desiderio. Il padrone cavò da un recipiente di legno una bottiglia quadra, si accostò a lui e, guardandolo in faccia, disse, di nuovo dalle nostre parti. Dove ti ha portato Iddio? La mia guida ammiccò significativamente e rispose con un adagio. Nell'orto volavo, la canapa beccavo, mi gettò la nonna un sassolino, ma mi passò vicino. Beh, e che fanno i vostri? Ma che devono fare i nostri? Rispose il padrone, continuando l'allegorica conversazione. Volevamo suonare a vespro, ma la moglie del Pop, il prete ortodosso, l'ha proibito. Il Pop è in visita, i diavoli sono in parrocchia. Taci, zio, ribatté il mio vagabondo, vi sarà la pioggia, ci saranno pure i funghi, e ci sarà il paniere, e ora, qui egli strizzò nuovamente un occhio, ficca la scure dietro il dorso, c'è in giro il guardaboschi. Vostra nobiltà, alla vostra salute. A queste parole prese il bicchiere, si segnò e bevve di un fiato, poi mi fece un inchino e tornò sul soppalco. Nulla potei allora capire di quella conversazione furbesca, ma poi mi accorsi che si trattava di faccende dell'esercito degli Aik, in quel tempo appena sottomesso dopo la rivolta del 1772. Savelice aveva ascoltato con aria di grande malcontento. Aveva guardato con sospetto ora il padrone, ora la guida.
La locanda, o, come si dice laggiù, Lumio, si trovava fuori mano, nella steppa, lontano da ogni villaggio, e somigliava molto a un rifugio di briganti. Ma non c'era niente da fare. Non si poteva neppure pensare a continuare il viaggio. L'inquietudine di Savelici mi divertiva parecchio. Nel frattempo mi disposi a pernottare e mi coricai su una panca. Savelici si risolse ad andarsene sulla stufa, il padrone si stese per terra. Ben presto tutta l'isba prese a russare, e io mi addormentai come morto. Svegliatomi la mattina abbastanza tardi, vidi che la tempesta si era calmata. Il sole splendeva. La neve giaceva a guisa di accecante lenzuolo sull'immensa steppa. I cavalli erano attaccati. Saldai il conto al padrone, il quale ci prese uno scotto così modesto che perfino Savelici non attaccò briga con lui e non si diede a tirare sul prezzo, secondo il suo solito, e i sospetti del giorno prima si cancellarono totalmente dalla sua testa. Chiamai la guida, la ringraziai per l'aiuto prestatoci e ordinai a Savelici di darle mezzo rublo di mancia. Savelici si accigliò. Mezzo rublo di mancia, disse, perché ciò? Perché tu stesso hai voluto portarlo alla locanda? Come vuoi, signore, non abbiamo mezzi rubli soverchi. A dar la mancia a tutti, toccherà presto a te stesso patire la fame. Non potevo litigare con Savelice. I denari, giusta la mia promessa, erano a sua piena disposizione. Mi rincresceva però di non poter ringraziare un uomo che mi aveva tratto, se non da un malanno, almeno da una spiacevole situazione. Va bene, dissi con flemma. Se non vuoi dare il mezzo rublo, tiragli fuori qualcosa del mio vestiario. E, vestito troppo leggero, dagli il mio pellicciotto di lepre.
Per carità, Baciuska, io andrei, disse Savelice. Perché dargli il tuo pellicciotto di lepre? Lui se lo berrà, il cane, alla prima bettola. Questo, vecchio, non è impiccio tuo, disse il mio vagabondo, se me lo berrò oppure no. Sua nobiltà mi favorisce la pelliccia togliendola dalle spalle sue, tale è la sua volontà di padrone, e è dover tuo di servo non discutere, ma ubbidire. Non hai timore di Dio, brigante, gli rispose Savelice con voce stizzita. Vedi che il ragazzino ancora non capisce, e ti fai un piacere di spogliarlo, per via della sua semplicità. Che ti serve il pellicciotto del signorino? Non c'entreranno nemmeno le tue dannate spallacce. Prego di non farlo spiritoso, dissi al mio precettore, porta qui subito il pellicciotto. Signore Dio, geme il mio Savelice. Un pellicciotto di lepre quasi nuovo. E pazienza a chiunque altro, ma ad un ubriacone malandrino. Tuttavia il pellicciotto di lepre comparve. Il contadino prese a misurarselo lo stesso. Effettivamente il pellicciotto, non più comodo nemmeno per me, era un po' stretto per lui. In qualche modo però egli si ingegnò e se lo mise indosso, scucendone i punti. Savelice per poco non urlò, sentendo come si rompevano i fili. Il vagabondo era straordinariamente contento del mio regalo. Mi accompagnò al carro e disse con un profondo inchino. Grazie, vostra nobiltà. Vi compensi il Signore del vostro beneficio. Finché campo, non scorderò la vostra bontà. Egli se n'andò dalla sua parte e io mi avviai oltre, senza far caso a Savelice, e ben presto dimenticai la tempesta di neve del giorno prima, la mia guida e il pellicciotto di lepre. Giunto a Orenburg, mi presentai di filato dal generale.
Vidi un uomo di statura alta, ma già incurvata dalla vecchiezza? I suoi lunghi capelli erano completamente bianchi. La vecchia uniforme stinta rammentava un guerriero dei tempi di Anna Ioannovna, e nella sua parlata si sentiva fortemente la pronuncia tedesca. Gli porsi la lettera del babbo. Al nome di lui mi gettò una rapida occhiata. Dio mio, disse. Non mi sembra molto che Andrej Petrovic era ancora della tua età e ora ecco che ciofinotto ha c'ha. Ah, il tempo, il tempo. Disuggellò la lettera e si mise a leggerla sottovoce, facendo le sue osservazioni. Egregio signor Andrej Karlovic, spero che Vostra Eccellenza. Che cerimonie sono ci vieste? Oi po, come non si fa scrupolo. Certo, la disciplina è la prima cosa, ma si scrive così a un vecchio camerata? Vostra Eccellenza non ha dimenticato, uno e quando, defunto Feldmaresciallo Min, in campagna, come pur, Karolinka. E è, Bruder, fratello, così rammenta ancora le nostre vecchie scappate? Ora al fatto, vi mando il mio rompicollo, umo tener in briglia, che ci vesto, tener in briglia? Deve essere un moto titaier russo. Che cos'è ci vesto, tener in briglia, ripeté, rivolgendosi a me. Vuol dire, gli risposi con l'aria più innocente possibile, trattar bene, non troppo severamente, dare la massima libertà, tenere in briglia. Uam, capisco, e non dargli libertà. No, si vede che tenere in briglia non vuol dir quello. Includo, il suo passaporto. Dov'è? Ah, ecco, scriverne al Semyonovsky. Bene, bene, tutto sarà fatto. Permetterai che, senza gradi, ci abbracciamo e vecchio compagno e amico. Ah, finalmente l'hai indovinata, eccetera, eccetera.
Beh, Baziuska, disse, dopo aver letto la lettera e messo da parte il mio passaporto, tutto sarà fatto, sarai trasferito come ufficiale nel reggimento, e, per non perdere tempo, domani stesso andrai alla fortezza di Bielogorsk, dove sarai al comando del capitano Mironov, buono e onesto uomo. Laggiù farai vero servizio, imparerai la disciplina. A Orenburg non c'è nulla da fare per te, la distrazione è nociva a un giovane. E oggi favorirai a pranzo da me? Di male in peggio, pensai tra me. A che m'è servito l'essere già sergente della guardia quasi nel grembo di mia madre? Dove m'ha portato ciò? Nel reggimento, e in un'oscura fortezza, al confine delle steppe kirghizo-kaisacche. Pranzai da Andrej Karlovich, in tre con il suo vecchio aiutante. Una severa economia tedesca regnava alla sua tavola, e io penso che la paura di vedere qualche volta un ospite di più alla sua mensa di scapolo fu in parte la causa del mio sollecito allontanamento in una guarnigione. Il giorno dopo mi congedai dal generale e mi avviai al luogo di mia destinazione.